cittadino di Fonte, tanti cittadini di Fonte del passato hanno dato pregio a questa città, e tra questi San Sotero. Gaetano, benvenuti tutti ancora una volta. Siamo particolarmente felici insieme a Gaetano, insieme a Sandra Cima, la Presidente della Commissione Cultura, perché è il quarto anno. Quattro anni sono pochi, ma sono già sufficienti per dire che San Sotero per la nostra città è ridiventato nuovamente una tradizione, Gaetano, vero? E questo, come diceva sia Gaetano sia Don Gianni, le tradizioni fanno parte della nostra cultura, quindi avere una città che ancora trova nelle tradizioni una forma di cultura per noi è veramente bello. Don Gianni ha detto quasi tutto, ha detto che siete in un periodo di forte formazione e quello che recepite in questi anni rimarrà per tutta la vita per avere un proprio pensiero, e questo grazie ai vostri insegnanti e ai vostri presidi. Quest'anno devo dire che la commissione, di cui io naturalmente non facevo parte, è stata particolarmente cattiva perché ha dato un tema un po' da approfondire. Non era facile parlare solo di San Sotero o parlare solo di San Tommaso, ma unire Sotero, Tommaso, all'Appia Antica, alla Via Francigena è stato particolarmente laborioso da parte vostra, e sono curioso di conoscere, perché non ero presente in questi giorni, i vostri elaborati. Credo, mi hanno detto che sono stati particolarmente studiati, sono stati particolarmente bravi i vostri ragazzi, senz'altro c'è lo zampino sempre degli insegnanti, però ecco, ancora una volta voglio ringraziarvi, almeno le scuole che hanno partecipato, perché senz'altro avete collaborato a una giornata particolare per la nostra città. Vi dico solo che il nostro sindaco è qui con noi spiritualmente e mentalmente in questo periodo per lui molto laborioso, avrebbe voluto essere qui anche oggi, lo è stato ieri pomeriggio durante la processione, durante la messa, però manda il suo saluto e il suo caloroso abbraccio a tutti voi. Bene, grazie. E Sandra Cima? Grazie Gaetano, buongiorno a tutti. E infatti, come gli interventi che mi hanno preceduto, sia del parroco Don Gianni sia dell'assessore Beniamino Maschietto, hanno sottolineato la nostra volontà di coinvolgere le scuole per questi quattro anni di festeggiamento, di ricordo, di portare di nuovo in luce la figura di San Sotero, una figura importantissima per il territorio di Fondi, infatti, come già è stato detto, un papa nato a Fondi, cresciuto a Fondi, che poi è riuscito ad arrivare al soglio massimo della cristianità di quel tempo. Quindi un peccato dimenticare questa storia importantissima, questo pezzo nostro di storia importantissimo, e che ci ha appunto, che ci unisce, che unisce il nostro territorio in questo. È un peccato dimenticarlo, e quindi abbiamo voluto soprattutto nelle scuole far ricordare questo, far partecipe le scuole. E quest'anno la commissione e l'assessore è stata particolarmente cattiva. No, io non penso sia stata particolarmente nel scegliere il tema. No, io non penso, perché c'è una riflessione ulteriore da fare su questo. La Via Appia nasce qualche centinaio di anni avanti Cristo per un fine preciso, soprattutto far spostare con facilità gli eserciti. Gli eserciti cosa fanno? Gli eserciti conquistano, portano guerre, portano distruzioni. Comunque era necessario per ampliare l'impero romano, allora Repubblica, costruire questa strada, che poi è stata una strada importante anche nella commercializzazione, dell'ampliare i commerci, far spostare le merci. Con l'avvento della cristianità questa strada diventa poi la Francigena, perché diventa una strada della cristianità. La fede si sposta proprio su questa strada da Canterbury fino ad arrivare poi a Gerusalemme. Quindi diventa il fulcro della cristianità, si spostano migliaia, milioni di pellegrini e diffondono la parola di Dio proprio su questa strada. Quindi ecco, questa è una riflessione da fare, perché questo tema forse ecco, è proprio
il trasformarsi del fine di questa strada da una strada iniziata come strada appunto per far spostare gli eserciti a una strada che unisce il pensiero cristiano. Ringrazio tutti, ringrazio soprattutto tutti i presidi, gli insegnanti, i ragazzi, perché veramente quest'anno in questo hanno fatto un ottimo lavoro anche nella difficoltà della traccia. Grazie a tutti. Grazie, per ora potete accomodarvi. Ancora, ecco, nella memoria ricorda ancora questo uomo Soter in greco significa salvatore, un po' il nome Gesù che veniva messo, in Spagna è ancora presente, veniva messo proprio ai bambini, alle persone, ecco, in modo normale. E questo fatto a lui anche lo meravigliava, dice, ma guarda, ancora la gente ricorda nella sua memoria, nelle sue radici, questo personaggio, questo uomo. E che è importante. Allora, poi quest'anno insieme con la Prologo si è pensato di dare un titolo davvero grande, Gaetano. Ha fatto fare un volo a due personaggi, a Sotero, Papa Sotero, Sotero così si chiamava, che c'è un solo bambino che si chiama Sotero qui a fondo, che adesso è in Spagna, sai, sono immigrati in Spagna con questi genitori per lavoro. E questo fatto di unire Sotero con il suo pensiero che ha sistematizzato alcune cose pratiche della Chiesa, come voi avete anche visto, il discorso del matrimonio, dato importanza e anche però una certa indicazione sul discorso al femminile, ha voluto il Papa della Carità, oggi noi parliamo tanto di Papa Francesco che davvero apre il cuore alla carità, ma davvero Papa Sotero ci può essere una base per tutto questo discorso, che nella Chiesa primitiva anche l'attenzione ai poveri veniva data. Ecco, Papa Francesco l'ha tirato giustamente fuori, l'attenzione alle persone che hanno più bisogno, ecco, nella nostra storia. E poi con San Tommaso d'Aquino, certamente questo convento qui accanto, qualche volta ci siete stati anche voi, ecco, ricorda proprio questo personaggio, Tommaso di Aquino, che è nato qui vicino, vedete, abbiamo dei personaggi anche noi, accanto a noi, alla nostra terra, vicino a noi, che sono davvero di un pensiero umano, filosofico e teologico molto alto. Oggi la realtà umana, anche noi lavoriamo sui computer, no? Ma io ho fatto studi di tipo classici, poi ho iniziato con studi di tipo commerciale, la ragioneria, poi mi sono trasferito nei studi classici, no? Ma ho visto che poi pian piano anche lo studio classico, che questo potete fare anche a livello di autodidatta, no? Il discorso filosofico, il discorso del pensiero dell'uomo che si sviluppa nel tempo, e certamente Tommaso nel 1200 ha cercato di sistematizzare anche alcuni pensieri che venivano anche dalla filosofia antica. Pensate, certamente tutti quanti avete sentito parlare di Aristotele, che dalla Chiesa era visto un po' così, da Platone, che dalla Chiesa era visto meglio. Lui, Tommaso, ha cercato di unire questi due pensieri e per dare anche delle linee, ecco, di riflessione per la Chiesa. E non l'ha voluto fare nel collegio dove studiava, lui studiava da monaci di Montecassino, ma l'ha voluto fare quando, con i domenicani, che avevano forse un pensiero un po' aperto in quel tempo, un pensiero che poteva dialogare con il mondo. Vedete, voi vi incontrate con i computer, no? Non vi dimenticate mai, non ci dimentichiamo pure io, che dietro il computer c'è un pensiero. Dietro un meccanismo che noi abbassiamo un bottone lì e tutto quanto, c'è una riflessione, c'è un discorso teorico. Noi oggi, essendo pratici, cerchiamo più lavori di tipo pratico, concreto, che ci danno proprio subito il lavoro dopo, ci mettono subito in attività. Ma non dimentichiamo che dietro c'è una teoria, e la teoria va pensata, va studiata. San Tommaso l'ha fatto nella Chiesa, ha scritto proprio pensieri, trattati, il più grande si chiama la Summa Teologica, no? Vedete, anche lui è passato di qua, e certamente chissà quante volte ha passeggiato per queste nostre vie di fondi, questi vicoli, e chissà quante volte il pensiero anche suo si è sviluppato, si è sistematizzato, ha detto vediamo un pochettino, ecco, come possiamo fare. Allora io vedo in lui una sintesi, poi chiudo, è una sintesi, la vedo lui in questo modo. Sotero, nato a Fondi,
parte da Fondi, va a Roma, diventa così, in quegli anni era così la scelta, ancora la Chiesa non era molto politicizzata in tanti aspetti, poi la troverete nel Medioevo, nei passaggi, tanto politicizzato. Oggi Santa Caterina da Siena, no? Trovate lì questa donna che comincia a dire al Papa che è stata Avignone, ma che stai combinando? Ma guarda, ritorna a Roma, ma fa che la Chiesa sia più pulita, sia più spirituale, ecco, che non sia troppo così messo nel discorso, ecco, della terra, no? Ed è questo che noi anche cerchiamo di fare, non pensiate tante volte dentro anche tante cose che vuoi dare alla Chiesa, ma chissà quanti di noi, anche di sacerdoti dentro la Chiesa, i vescovi, il Papa stesso, stiamo cercando di renderla più libera dal mondo. Cercando di interpretarle criticamente. Successivamente hanno realizzato un documentario immergendosi direttamente nella realtà storica e sacra che il territorio fondano ci offre, e hanno avuto la possibilità di interpretare la storia da diversi punti di vista, mettendo in risalto i valori cristiani e la solidarietà che hanno caratterizzato San Sotero e San Tommaso, nonostante essi siano vissuti a distanza di 1000 anni. Sì, nel video loro si sono recati, almeno i protagonisti, gli alunni, proprio sulla via Appia Antica, e lì avete praticamente snocciolato tutto quanto questo similitudine. Grazie allora. Ha lavorato sul tema e ha partecipato al concorso che, vista la particolarità della difficoltà del tema, è stato visto sotto l'aspetto ludico, considerato anche che noi abbiamo solamente la scuola primaria, quindi abbiamo impegnato i bambini di scuola primaria. I docenti si sono impegnati a far conoscere queste figure utilizzando una metodologia ludica, quella del gioco e anche del gioco tecnologico. Però mi sembra giusto che dare la parola all'insegnante che può meglio spiegare. Poi dopo però devo fare un commento. Sì, grazie, buongiorno a tutti. È stato molto bello il tema di quest'anno, devo dire, ci ha coinvolto, i ragazzi sono stati entusiasti e abbiamo utilizzato la maniera che piace a voi ragazzi, il gioco, sia quello di un tempo sia quello più moderno, perché abbiamo realizzato le classi quinte una sorta di gioco dell'oca che abbiamo chiamato il gioco del grande abbraccio, perché per i pellegrini di un tempo come anche per noi oggi arrivare a Roma e trovarsi in questo grande abbraccio del colonnato di San Pietro è sempre una grande emozione, per poi proseguire fino a Gerusalemme, e quindi è un gioco vero e proprio che possiamo utilizzare per giocare davvero. Sì, e aggiungo, visto che ci ho anche giocato, praticamente sono tre partecipanti, sono tre giocatori, ognuno in persona, uno San Sotero, uno San Tommaso e l'altro la Via Francigena. Poi c'è un dato che viene lanciato e avanzano, e man mano che arrivano nelle caselle, lì c'è poi la spiegazione, c'è il regolamento che spiega dove sono arrivati, giusto? Questa è la sintesi. E devo dire che sotto questo aspetto è geniale, perché è la prima volta in 4 anni che viene presentata un'opera diversa. Ecco. E poi c'è un'altra cosa, il collegarsi tramite internet, e anche questo lo metteremo il link attraverso il nostro sito, dove c'è una serie di domande, questionario, dove ci sono delle risposte multiple, però una soltanto è giusta, e quindi di avere anche il grado di conoscenza
sulle varie materie. Aggiungi qualche cosa? Vi ringraziamo, imparare giocando è sempre la cosa più bella per voi ragazzi. Beh, io approfitto della preside Adriana Izzo, che è qui con noi, anche per un commento su questo lavoro che si sta facendo, il Comune sta facendo nelle scuole, di sensibilizzazione verso questa figura, che è una figura poi tra altre cose positiva. Sono figure che poi alla fine lanciano messaggi positivi. Sicuramente, noi sono 4 anni che partecipiamo a questo concorso e secondo noi è importante che i bambini sin da piccoli prendano coscienza della storia del proprio territorio, che significa anche che si costruisce non solo attraverso gli edifici, le strutture, ma anche e soprattutto attraverso le persone, no? Quindi la storia è costruita dall'uomo e come egregiamente esposto Don Gianni all'inizio di questo incontro, ecco, due figure che attraversano questa città e che possono essere un punto di riferimento per la città stessa, proprio per la riflessione teologica che essi propongono. Quindi, come dire, noi però partiamo dal locale per arrivare al globale, no? Quindi la tecnologia ci aiuta anche a fare questi salti. La sfida della scuola è anche questa: ripartire dal territorio e riconoscere all'interno del territorio degli insegnamenti che possono essere universali e riconoscere anche le caratteristiche che sono quelle della società di oggi. Questi sono i due temi su cui cammina la nostra offerta formativa e quindi, come dire, i docenti colgono ogni occasione per poter sperimentarli all'interno della didattica. Sono dei semi che noi lanciamo, perché loro sono piccoli, parliamo di bambini della scuola primaria, ma l'interesse, l'amore per il territorio, la motivazione allo studio, l'attenzione all'altro, al messaggio dell'altro, si sviluppa in questo periodo. L'educazione alla cittadinanza, che non si può ricondurre nell'educazione civica, di cui costituisce solo un ramo. Amare il proprio territorio, amare essere, vivere e far crescere nei bambini il senso di appartenenza è l'obiettivo di ogni agenzia formativa e in particolar modo della scuola, che istituzionalmente è predisposta a questo. Grazie. Vice Sindaco Maschietto, ci conosciamo e ci vediamo sempre in occasione di queste iniziative. Lo dico perché io non sono di Fondi, diciamo sono straniera nelle vicinanze, sono di origini minturnesi, quindi anche Minturno piena di storia, e sono oltre 30 anni che sto a Fondi e mi sento veramente di appartenere alla realtà fondana, soprattutto perché vedo delle iniziative dal punto di vista storico-culturale che mi hanno coinvolto sia come persona ma soprattutto anche come insegnante, e quindi lui sa benissimo che ogni manifestazione siamo presenti sempre con la scuola, perché come ha detto prima Don Gianni, è vero che c'è la festa, la cultura, la tradizione, il dolce quest'anno, ma quello che importa, soprattutto quello che è importante, è che la scuola partecipi proprio per la formazione del pensiero, che è quello che ha guidato i ragazzi. Sì. Filo conduttore, è stata un po' una sorpresa, ma le sorprese sono quelle che ci danno più energia, no? E il discorso della strada come pellegrinaggio per arrivare alla carità, all'amore, e questo è stato un po' il comune denominatore che ha unito sia San Sotero, San Tommaso, l'amore per la carità, l'amore, il viaggio come espiazione per arrivare all'amore del diverso, dell'altro, che sa integrarsi soprattutto grazie alla carità. Grazie professoressa, un premio anche per...
E, intanto è un'opera grossa, pittorica, di 1,80 m, se non quadrato per 1,20 m, allora le misure sono belle importanti. Però ci sono diverse cose che tu adesso ci spieghi. Allora, voglio ringraziare tutta l'organizzazione perché ci ha dato la possibilità quest'anno, proprio perché il tema era così particolare, di fare una cosa per noi molto importante, che è quella cioè di unire tutti quanti i ragazzi, visto che si trattava di unire un po' i vari significati sia della Via Appia, sia di San Zotero e San Tommaso d'Aquino e del territorio completamente quello nostro. Quindi abbiamo cercato di fare questo, di far capire ai ragazzi, l'unità significa unire un po' tutti quanti i ragazzi della scuola, in poche parole. Quindi abbiamo dato la possibilità a tutti quanti i ragazzi di seconda media, chiaramente non di tutte le medie, ma soltanto concentrandoci con i ragazzi di seconda, perché anche avevano a che fare, diciamo, nello studio di questi argomenti che riguardano il programma dell'anno. Abbiamo coinvolto tutti quanti i ragazzi di seconda, cercando di dare ad ognuno di loro delle tematiche specifiche che riguardavano questo tema, questo concorso. E poi cosa abbiamo fatto? Abbiamo cercato di prendere le cose più significative che hanno realizzato tutti quanti i ragazzi di seconda e abbiamo fatto un unico assemblaggio, cioè di tutto quello che loro avevano rappresentato nel modo migliore, realizzando appunto quella cosa che già aveva detto precedentemente Orticelli. Sì, e praticamente da una parte c'è San Zotero, al centro c'è la via Francigena dove si incontrano sia San Tommaso che San Zotero, dall'altra parte San Tommaso, questa strada che cammina ed è visivamente realizzato quello che era il tema. Grazie. Sono più grandicelli. Voi avete praticamente presentato un lavoro, due lavori anzi, su Pennetta. Allora, io in realtà sono qui ad accompagnare tre classi e lui rappresenta il liceo classico e c'è però anche su Pennetta, abbiamo presentato anche con il liceo linguistico, perché quindi vieni Arianna, chiamiamo dopo, ok, bene, e siccome sono ragazzi che sono i protagonisti è giusto che... perfetto, grazie. E innanzitutto volevo ringraziare il professor Tomassi che purtroppo non è qui presente con noi, ma insomma ci ha accompagnato in questa esperienza, che personalmente non conoscevo i personaggi di San Zotero e San Tommaso fino alla presentazione di questo progetto, e vorrei esaltare il fatto che è stato un lavoro di gruppo in cui ognuno di noi ha messo le proprie esperienze, le proprie passioni e abbiamo fatto tutto insomma di volontà, come posso dire, siamo semplici ragazzi che hanno presentato il progetto, insomma, quindi se sapevo di dover fare un discorso mi ero anche meglio, però complimenti, hai detto le cose giuste, bravo. Anzi, hai colto in pieno lo scopo di questo concorso, quello che deve spronarvi a conoscere questi personaggi, e quindi siamo riusciti, tu è la prova di quello che hai detto. Grazie. Chiami? Arianna. Il filo di Arianna lo troviamo attraverso Arianna. Allora, non l'ho fatto da sola il lavoro perché c'era un'altra ragazza che purtroppo non è potuta esserci perché sta male, e abbiamo deciso di fare un confronto fra passato e presente riguardo soprattutto il tema della misericordia, e abbiamo iniziato parlando appunto di San Zotero e il suo messaggio sulla carità, e poi abbiamo fatto una sorta di intervista ai nostri compagni di classe per vedere se veramente i giovani d'oggi sanno cos'è la carità e se sono capaci di portare un messaggio cristiano.
Sì, infatti a me ha sorpreso quando un ragazzo ha risposto e ha detto: ma cos'è la carità? È rimasto così, carità, un termine che non lo so, sinceramente. Una cosa, sono rimasto sorpreso, perché quindi non è neanche preparato, se hai fatto le interviste a volo, senza preparazione. Quindi anche in questo caso è stata l'originalità di non preparare l'intervista, ma avere delle risposte dirette e sincere. Quello che ci piaceva sottolineare è il fatto che il patrimonio che Sansotero lascia alla città di Fondi viene custodito e quindi poi portato avanti anche grazie ai giovani che ne comprendono l'importanza. Quindi questo concorso è veramente importante, ha aiutato i ragazzi a riflettere su questo tema e a capire quanto ciascuno di loro possa fare nella direzione del bene comune, che poi è, diciamo così, San Tommaso è precursore di questo, parlando della carità, parlando dell'attenzione all'altro, dell'amare l'altro così come Dio ama ciascuno di noi, diventa poi il precursore della dottrina sociale, dell'attenzione al bene comune, e quindi i ragazzi su questo si sono molto interessati. Benissimo, grazie a lei ancora il premio che viene consegnato dalla Presidente Sandra Cima. Tenore. Sì. Noi abbiamo fatto, allora la classe che ha partecipato è una classe prima, e sono argomenti che escono fuori dal programma anche scolastico, però da anni porto avanti nel mio istituto un progetto di storia, di conoscenza del territorio, e avevamo da poco completato un certo percorso avvicinandoci proprio al momento della costruzione della Via Appia. Quando abbiamo letto il bando, abbiamo messo insieme tutte le cose che avevamo già visto con i ragazzi e poi siamo andati a cercare i due personaggi che loro non conoscevano, perché non ne avevano mai approfondito su queste due figure, e abbiamo trovato il legame nella via. Siamo partiti dalla via, visto che era la Via Francigena, però non era la Via Francigena per Sotero, era la Via Appia. E allora abbiamo fatto tutto uno studio per capire come dalla Via Appia si è passati alla Via Francigena, anche l'etimologia stessa del termine, no? E quindi hanno fatto tutto un lavoro con delle ricerche, non è stato semplice, però è stato abbastanza... Lo scopo era proprio quello, di fare delle ricerche e per approfondire. Quello quindi è la nostra... Noi siamo stati contenti di aver partecipato, veramente, perché devono imparare anche... a cimentarsi anche con delle cose, delle sfide che vanno oltre quello che la scuola può. Grazie. In questi 4 anni la collaborazione con la Prologo è stata vincente. Tu sei una persona eccezionale, sei una persona generosa e soprattutto che vuole bene ed ama la nostra città, e quindi avere questo come lo è stato Gaetano in questi anni per noi è stato un valore grandissimo. Una delle cose più belle, Gaetano, che mi sia capitato nella mia vita sono proprio questi 4 anni condivisi con le scuole, con gli insegnanti, con le presidi di Fondi. Io credo fortemente che il periodo più bello che poi si ricorderà nella vita sia proprio quello della giovinezza, nel quanto si apprende in questi anni. Voi avete la fortuna, ragazzi, di aver avuto degli ottimi presidi, degli ottimi insegnanti che hanno a cuore non solo l'insegnamento, ma hanno a cuore la vostra formazione insieme al bene per il proprio territorio. Credo che questo sia veramente da encomiare pubblicamente, e credo che da parte mia lo ricorderò, come, anche se ho un poco tempo per ricordarlo perché non sono più giovane, però sarà senz'altro tra i miei ricordi più belli, perché l'esperienza di questi anni, lo dicevate voi, di aver condiviso tantissimi progetti insieme sia veramente stato empatico da parte mia. Voglio ringraziarvi tutti, spero di
qualcuno di voi li vedo tantissime volte, spero di ricordare sempre i vostri volti, i vostri visi, e ho un altro anno di tempo e crediamo in questo anno di poter realizzare tutte quelle cose che mancano di fare insieme. Grazie, un grande abbraccio. Grazie a tutti e buona giornata.